Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine e appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata. Cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro. È nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica. La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare pensa, prima di dire e di giudicare prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più. Sappiamo che il miglior giorno per ricordare Don Peppino Diana in questo suo anniversario è quello di parlare, è il verbo che sempre Don Peppino ha citato, di non tacere. E dunque tutto questo baccano stamattina, questo rumore, questo avere anche testimoni, servirà a questi ragazzi a essere dei buoni cittadini e onesti cristiani. Anche la visita del Papa che farà dopodomani a Napoli farà respirare aria nuova a questa regione. Non possiamo pensare sempre che c'è il marcio dovunque, perché se incominciamo a vedere il marcio dovunque non viviamo più. Noi sappiamo che le migliori risorse le dobbiamo investire in questi ragazzi, questa è la speranza di questa regione Campania. Noi stiamo qui a far sì che i giovani, in questo caso gli adolescenti, prendano coscienza che non è una cosa difficile. La legalità significa rispettare le regole, semplicemente rispettare le regole. Nel momento in cui si rispettano le regole si rispettano gli altri, nel momento in cui si rispettano gli altri comincia a formare una cellula, un'aggregazione, una cellula che parte dalla famiglia, dalla scuola, arriva alle istituzioni. Penso che non sia giusto demandare, però lasciare alle famiglie e alla scuola questo grande peso, questo grande fardello di incanalare i giovani e istruirli nel segno della legalità. La mia presenza qui come sindaco di Marcenisa a rappresentare tutta l'amministrazione, maggioranza e minoranza, significa proprio questo, che l'istituzione sarà vicino, non abbiamo paura di combattere mafia, camorra. Devono capire che questi termini ormai sono un contrappeso a cui bisogna contrapporre, mi scusi il doppio gioco di parole, dall'altra parte il peso della legalità, il peso dell'onestà, il peso della trasparenza. Io ringrazio innanzitutto la cittadinanza tutta di Marcianise, il sindaco e l'amministrazione, oltre che i docenti che hanno organizzato magistralmente questa giornata, e una giornata all'impronta della legalità per ricordare Don Peppe Diana e tutte le altre vittime dell'illegalità, della camorra. I ragazzi sono stati preparati per questo evento che ci auguriamo di poter ripetere anche durante il corso dell'anno qualche altra volta, anche accogliendo l'invito di Don Luigi Merola ad andare presso la sua villa per visitarla, laddove accoglie una villa che è un bene confiscato alla camorra, dove lui ospita bambini in particolare difficoltà. Ringrazio anche le forze dell'ordine, il colonnello del Monaco che collabora sempre con Don Luigi Merola ed è sempre presente quando si tratta di queste manifestazioni, in particolar modo rivolte ai ragazzi. Semplicemente pensa, prima di sparare pensa, prima di dire e di giudicare prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani, ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali, come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa,
prima di sparare pensa, prima di dire e di giudicare prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione.